di metà. Volevo salire su, su nel cielo, su, pigliarti una stella, come diceva il concertone. Volevo fare in modo, come diceva il concertone, che tu al risveglio non mi potessi più scordare. Cazzo, il concertone parlava al sole e parlava alla luna, faceva un sacco di cose per lei, faceva delle robe pazzesche per lei, colorava i muri, costruiva silenzi, secchiate di vernice dappertutto, svegliava tutti gli amanti, faceva un sacco di robe il concertone. Ho capito perché svegliava tutti gli amanti, in effetti. Tra l'altro dormivano gli amanti, ma tutto il resto è grandioso. Lui correva, ballava, gioia, amore, secchiate di vernice, fiori, primavera dappertutto. Allora io lì mi sono detto, beh, alcune di queste cose ce la posso fare. Altre no. Salire su nel cielo e pigliarti una stella sarebbe grandioso. Cioè, se io fossi Margherita, se uno mi scrive una canzone così, io sbiello. Giuro, io sbiello. Non so se Margherita esiste, sia mai esistita. Ma Margherita, tu sei una delle ragazze più fortunate al mondo. Spero tu te ne sia resa conto ai tempi di Margherita. Margherita. Una stella, una palla di fuoco e gas, concertone. Una stella è una roba spaventosa. Praticamente una stella è una bomba atomica perenne. Noi la vediamo come un puntolino luminoso, tremolante, ma non puoi, ti giuro. Cioè, andare su nel cielo puoi, ma prendere una stella no. È pericolosissimo. Stai pronta, prima sentirai un grande vento, poi vedrai una grande luce, poi io ti poserò un grande bacio sulla bocca, infine saremo nucleo sintetizzati in un'orgia di fuoco atomico, di corpi, di me dentro di te. Grazie. 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 Grazie.